Sogni d'inverno. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili, rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. Ed io che rimango qui da solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità. Macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia d'estate non cade. Ed io non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarci via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio, i giornali e una musica banale si diffonderà. E nuove avventure, discoteche illuminati piene di bugie. Ma verso sera uno strano concerto è un ombrellone che rimane aperto. È un tuffo perplesso e momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarci via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Grazie. Grazie a Luigi Talarico. E io prima di iniziare non posso non ringraziare chi organizza queste serate. E quindi Nadia Donato, Enzo Cittadino, Luigi Talarico, Mariolina Cristaudo, ma soprattutto ringrazio chi ci ospita, la Locanda del Monaco. E buona cena a tutti. Allora, fatti i dovuti ringraziamenti, noi iniziamo subito con questa
elettrica serata con il primo concorrente in gara, che è Bruno Mete. Allora, eccolo qui in arte, Nicola Di Bari, infatti somiglia tantissimo, che ci canta Agnese. Allora, prima che Bruno Mete inizi a cantare, vi ricordo come si vota. Avete dei foglietti, vi sono stati consegnati. Per ogni artista che si esibirà, darete un voto da 5 a 10. Specificate bene il nome e anche il voto. Niente mezzi voti, né 5 e mezzo, né 7 meno meno, dal 5 al 10 voti pieni. Ad ogni nome un voto. Ed è necessario che votino tutti i componenti di tutti i tavoli. Va bene? Allora, spazio a Bruno Mete in arte Nicola Di Bari, che ci fa sentire Agnese. E tardi ormai mi penserai o starai dormendo. Io ho il volto tuo, la voce tua nella mia mente. Lassù nel cielo blu non c'è una stella più bella di te. E come potrei amare un'altra? Non potrei. La primavera si è fermata negli occhi tuoi e per me si fermerà. I suoi colori sono il tuo grande amore per me, Agnese. Come ti amo. E nel cielo blu non c'è una stella più bella di te. E come potrei amare un'altra? Non potrei. E per me si fermerà. I tuoi colori sono il tuo grande amore per me, Agnese. Come ti amo. Tardi ormai mi penserai o starai dormendo. Io ho il volto tuo, la voce tua nella mia mente. Su nel cielo blu non c'è una stella più bella di te. E come potrei amare un'altra? Non potrei. Lassù nel cielo blu non c'è una stella più bella di te. E come potrei amare un'altra? Non potrei. Lassù nel cielo blu non c'è una stella più bella di te. E come potrei amare un'altra? Non potrei. Applauso per Bruno Mete, che ci ha seguito un brano di Nicola Di Bari. Bruno, lei da dove arriva? Io? Veramente arrivo dalla montagna di Acqua d'Auceno, però abito a San Biase. Ma da quand'è che canta le canzoni di Nicola Di Bari? Tra l'altro somiglia tantissimo. Lo dico la prima volta perché è impossibile. È impossibile. Veramente questa canzone qua, Nicola Di Bari l'ha dedicata a sua moglie che si chiama Agnese.
Io la volevo dedicare a mia moglie che si chiamava Teresa, però Agnese... Comunque gliela dedichiamo lo stesso. Grazie a Bruno Mete, votate per lui, vi raccomando, i voti da 5 a 10, voti pieni, niente mezze misure, vi raccomando. Allora, proseguiamo con la gara. Seconda concorrente, Kesia Guzzo, eccola qui, vieni. Piccola grande Kesia, da dove arrivi? Da Pianopoli. Quanti anni hai? 11. Allora, qui mi hanno scritto che tu canti. Cosa canti? Per dire di no di Alexio. Silenzio, un po' di concentrazione, perché altrimenti poi non ascoltiamo Kesia. Allora, questa bravissima cantante ci esegue Per dire no di Alexio. È un brano difficile. Ti piace cantare? Sì. Ok, allora ce l'ascoltiamo. Per dire no, Kesia Guzzo. Concorrente, che sei Aguzzo, una difficilissima canzone di Alexia. Ma da quanto canti tu? Non lo sai nemmeno, hai sempre cantato. E quindi da grande vuoi fare? La cantante. Allora, un altro applauso di augurio per Kesia. Ok, al tuo posto. Vi ricordo che siamo alla terza serata di Divertentiamoci, siamo alla Locanda del Monaco. Un ospite graditissimo, Giuseppe Suppa, che suonerà l'organetto, quindi ce lo gustiamo. Buon ascolto a tutti voi. Giuseppe, prego. Eccolo qua. Allora, per chi l'altra volta non ti ha visto, da dove vieni? Da Maierato. E suoni da quanto?
del Re Anni. Ma suona benissimo, quindi grande attenzione per lui. Giuseppe, a te. A voglia catalisce fa cannola, lo santo che di marmuro non suda. A voglia catalisce fa cannola, lo santo che di marmuro non suda. Sulle mani insieme e dammo cuore tigiditi, e dammo cuore tigidità. Ed ammo cuore tigiditi, ed ammo cuore tigidità. Una mogliere bella sempre canta, puntavi sordi poco sempre conta. Una mogliere bella sempre canta, puntavi sordi poco sempre conta. Ed ammo cuore tigiditi, ed ammo cuore tigidità. Ed ammo cuore tigiditi, ed ammo cuore tigidità. Ti pigli la mogliere con le minni, risparmi lo cuscino quando dormi. Per caso ti la pigli senza minni, consumi lo cuscino e ti lo torni. Insieme. Ed ammo cuore tigiditi, ed ammo cuore tigidità. Ed ammo cuore tigiditi, ed ammo cuore tigidità. Quando cantiamo noi ne scialucori, quando balliamo noi paracavoli, quando cantiamo noi ne scialucori, quando balliamo noi paracavoli. Ed ammo cuore tigiditi, ed ammo cuore tigidità. 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 Grazie. Bravo Giuseppe, scommetto che questa ballata si intitola Ed ammo cuore. Ma va, come abbiamo fatto a indovinare? Lo abbiamo richiamato perché è stato un ospite graditissimo, quindi a furor di popolo è ancora con noi stasera. Grazie Giuseppe, ti accomodi. E adesso c'è il primo sorteggio per l'assegnazione del primo regalo. Attenzione sorteggio, voi che avete preso i biglietti. Allora, c'è la signora Mariolina Cristaudo che ha tutti i biglietti che voi avete preso. Allora, sorteggio, regalo CDR, sono regali per la bellezza, e per la cura del corpo, del viso e quant'altro. Numero 41, chi ce l'ha? Eccolo qua.
41, eccolo, dai alla signora, così la signora ti consegna il premio. Ne avremo tanti altri sorteggi durante la serata. Vi ricordo che dovete votare per ogni concorrente, voto da 5 a 10. E noi proseguiamo sempre con la gara. Adesso sul palco Santino Mazzei. Dov'è Santino Mazzei? Allora, ci giriamo a favore di telecamera. Da dove arriva? Da una campagna comune di Pianopolo. Quindi da qui vicino. E lei si diverte a fare i versi degli animali. Sì, esatto. Allora adesso l'ascoltiamo. Diamo un microfono. Ok, grazie a Luigi. Santino Mazzei. Buonasera a tutti. Ci siamo visti già altre volte. Allora, incominciamo con i primi versi. Il lupo. Au! 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 La civetta. La mucca. Mo, 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 mo. La capra. Me, 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 me. Ma poi naturalmente c'è la capra quando partorisce. Me, me, me. Capretini. La pecora. Ma, ma, ma. Il cavallo. Il maiale. Maiale quando lo uccidono! Il cane! Il cane bastonato! Il gatto. Miau. 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 Il simbolo. Montone. Il cuculo. Cucu, 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 cucu. La gazza. Il ranocchio. Grazie. Beh, Santino, ma lei come ha fatto ad imparare tutti questi versi a furia di stare in campagna? Sì, osservando gli animali. Il fatto è che lui si diverte proprio mentre ripete il verso, si diverte. E facciamoglielo un applauso come si deve a Santino Mazzei, no? Ma veramente ha fatto tutta l'arca di Noè, c'erano tutti. Ok, se dopo resta tempo lo ascoltiamo ancora. Votate per Santino Mazzei, prego, grazie, al suo posto.
grazie. Allora, parentesi musicale, c'è il nostro anchorman che ci delizierà con un altro brano, quindi applauso a Luigi Talarico. Musica. Grazie, restiamo in Calabria con un pezzo di Mimmo Cavallaro, quindi vi voglio sentire far battere le mani. E mi scia cuppa ne ci putta, zappandola su lei e runcatini. Quando la notte all'umulino ia, aspettando l'ora di lumacinari. Vieni la bella mia con la curata in testa, vogliamoci di sciogliucchi di trizza. Pullava tarantella d'intall'aria, a suono di zampogna e tamburino. Finì lo tempo di lavare ora, non c'è più suono di lo zampognaro. Finì lo tempo di miei pensieri, parsi caolo cugno di vitrona, parsi caolo cugno di vitrona. Licarsi su di lo di anestra, e lo corpetto di arba su hino. Io ne passavi notti senza sonno, alla montagna solo curistiti. Vivia solo sisi dinda via, da caponetta asciutti e maristrati. I meglio amici vecchi curti dati, a raso tutti a raso e raso sia. Finì lo tempo di la mala ora, non c'è più sono di lo zampognaro. Finì lo tempo di i miei pensieri, parsi caolo cugno di litrona, parsi caolo cugno di litrona. Scia coppa ne ci fudda, zappando raso lei e roncatini. Quando la notte all'umulino ia, spittando l'ora di lumacinari. Finì la bella mia con la coda in testa, vogliamoci di sciogliucchi di trizza. Ballava tarantella d'intall'aria, a suono di zampogna e tamburino. Finì lo tempo di la mala ora, non c'è più suono di lo zampognaro. Finì lo tempo di i miei pensieri, parsi caolo cugno di litrona, parsi caolo cugno di litrona. E sempre viva la Calabria! Grande Luigi! Allora, seconda estrazione, secondo regalo, sempre prodotti CDR per la bellezza della nostra pelle, dei nostri capelli e quant'altro. Allora,
Come sta andando la serata? Vi state divertendo? Bene. Ragazzi, io ho appena finito di mangiare una buonissima pizza. Cosa 53? Ah, l'estrazione, il numero, me l'ho dimenticata. Scusate, stavo parlando col pizzaiolo, non ho capito. Stavo facendo i complimenti. Allora, è stato estratto il numero 53. Chi ce l'ha? Ecco qua. Abbiamo trovato la proprietaria del numero che ha ricevuto il suo bel regalo. Applauso, forza. Applauso per la prossima concorrente, Cristina Candiloro, in arte Patti Pravo. Forza Cristina. Allora, da dove arriva Cristina? Lamezia. Da Lamezia. Perché si fa chiamare Patti Pravo? Perché mi definiscono così. Ma allora ci volevano i capelli biondi. Sì, Ci volevano i capelli biondi però. La parrucca dovevo mettere allora. Vabbè, oppure una bella tintura. Ma ecco, io leggo che lei ci farà ascoltare Pensiero Stupendo. Sì. Fantastica canzone. Sì, sì. Signori, signore, Pensiero Stupendo, Patti Pravo. E tu, e noi, e lei, fra noi, vorrei, lo so, che lei, no, le mani, le sue, pensiero stupendo. Thank you.
per la nostra Patti Pavo. Grazie Cristina, pensiero stupendo, votate per lei, grazie. Com'è andata, soddisfatta? Penso. Beh, il vibrato c'era, ragazzi, eh? Ok, grazie Cristina. Si accomodi. Fra poco ci saranno anche i sorteggi per gli orologi di Torino Piccione, una orologeria famosa di Lamezia, che è uno dei nostri sponsor, che ringraziamo naturalmente. Allora, ci fermiamo un attimo con la gara perché abbiamo un grande ospite, Renato Vono, forza, che è stato ospite nostro anche la scorsa puntata. Vediamo un po' che cosa ci fa questa sera Renato. Allora, come va? Benissimo, benissimo. L'altra volta si è trovato benissimo, ha avuto anche un grande successo. Sì, sì, è un piacere sempre venire qui. Allora, stavolta che facciamo, Renato? Allora, facciamo una canzone, una vecchissima canzone di Cocchi e Renato, È la vita, però riveduta con... La vita, l'è bella, l'è bella. E graderei anche il coro, se qualcuno se la ricorda. Però lo... Ce la ricordiamo e lo faremo il coro. L'ho riscritta sulla politica italiana. Ecco, perché Renato si diverte a reinventare, rielaborare i pezzi di autori famosi. Allora, Renato Vono e La vita, l'è bella, di Cocchi e Renato. C'è Gu abita la villa di Arcore e continua a fare il primo attore. C'è Brunetta che ha fatto il ministro e non ha mai detto io lascio, ma cosa faccio se lascio? Sempre ammesso che lascio, ciao! A chi sente ed ha molti dubbi. E ci nega i nostri diritti. C'è cerca di non mormorarlo, poi invece alla casa a Monte Carlo e c'è sempre il fesso che paga, ma quanti soldi lui paga? E la vita, e la vita le bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella, chi ripara la testa, che gran giorno di festa. La vita, e la vita le cara, basta una persona, persona, che si monta la testa, è finita la festa. Umberto Bossi ha fatto furore, e non ha ancora cambiato colore. Non ama neanche Catania e festeggia nella sua Padania, ma c'è sempre il fesso che paga, ma quanti soldi lui paga? Ciao a chi sente da molti dubbi. E la sera si consola con Rubi. Ma l'italiano ha un altro problema, perché lui il fesso che paga, ma quanti soldi lui paga? E la vita, e la vita le bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella, che ti para la testa, che gran giorno di festa. La vita, e la vita le cara, basta una persona, persona, che si monta la testa, è finita la festa. E la vita, e la vita bella, basta avere l'ombrella, l'ombrella, che ti para la testa, è finita la festa. Ciao!
Grazie. Bravissimo. Grazie. Renato, devo dire che sono spassosissime queste rielaborazioni di queste canzoni. Bravo, veramente bravo, grazie. Grazie, mi fa piacere che piacciono. Sì, piacciono perché poi, insomma, prendere in giro la politica, insomma, è sempre attuale, è una cosa sempre attuale. È vita reale. È vita reale, sempre. Renato, al suo posto, grazie, poi ci risentiamo dopo. Terzo sorteggio CDR, prodotti per la nostra bellezza. Allora, estraiamo un numero. Grazie a Mariolina Cristaudo che ci dà una grandissima mano e grazie a voi che collaborate insieme a noi. Numero 6, chi ha il numero 6? Forza! Renato! Renato stasera fa l'unplay, non solo si esibisce ma vince pure i premi. Allora, sul palco Francesco Gigliotti in arte Elvis, che da quello che ho capito, è l'ultimo concorrente in gara e canta e suona, vero? Elvis, da dove arriva? A Caria. Ma lei da quanto tempo suona? Ma da un po' di tempo così, ma giusto per me. È una passione. Una passione, sì, sì. Che cosa ci fa sentire? Faccio sentire una canzone di Carl Perkins che si chiama Blue Suede Shoes. Oh yeah! Va bene? A voi, Elvis! Well, it's one for the money, two for the show, three get ready for go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything over my blue suede shoe. Well, it's one for the money, two for the show, three get ready for go, can't go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but it's over my blue suede shoe. Clap me down, slap my face, I said my name with them over the place. I do anything that you wanna do. Honey, no, not you, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything over my blue suede shoes. You can burn my house, steal my car. You can be drinking on my own free jar. I'm doing a thing that you wanna do. Honey, no, not you, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything over my blue suede shoes. Better on a blue, blue suede shoe. A blue suede shoe, baby. A blue, blue, blue suede shoe, yeah. A blue suede shoe. Well, you can do anything over my blue suede shoe. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready for go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything over my blue suede shoes. Yeah. Bravissimo! Bravo Elvis! Allora, mi chiedevano dalla regia. Allora, che tipo di chitarra hai questa? È una Gibson Epiphone. Quindi è, cioè, è un gioiellino. Sì, sì. Vabbè, ovvio, no? La, se la chitarra è buona, la musica esce pure bene. Vabbè, è buona anche la voce, però. Allora, ancora un applauso per Francesco Gigliotti in arte Elvis, votate per lui. Grazie Elvis, al posto. E noi adesso continuiamo. Allora, adesso è la volta dell'orologio, il regalo che ci offre Tonino Piccione, orologeria di Lamezia. Allora, che numero abbiamo estratto? Che numero è?
62, chi ha il numero 62? 62, eccola lì, la bella ragazza che vince l'orologio di Tonino Piccione. Allora, adesso vedrete un altro numero che la volta scorsa è risultato vincente, perché loro hanno vinto la volta scorsa e li abbiamo richiamati perché hanno avuto veramente un grande riscontro da parte del pubblico. Ragazzi, forza, sono i nostri rumoristi. Un applauso, signori, un applauso ai nostri giovani. Come vi chiamate? Presentatevi. Luca, Matteo. Di dove siete? Ferroletto, La Media. Ora, mo mi spiegate perché vi è venuta l'idea di fare i rumoristi? Perché ci è piaciuto. Passatempo è il tempo libero. Ma voi, visto che vivete in città diverse, vi trovate a scuola insieme, giocate insieme, che fate? No, siamo cugini, quindi ci vediamo. Ah beh, allora sono cugini, vabbè, ho fatto una gaffa, ragazzi, va bene. Magari non sembra. Vabbè, comunque siete molto uniti a quanto pare. Allora, io vi lascio ai nostri rumoristi e buon divertimento, vai! Precedente serata, quindi il primo premio, il podio se lo sono meritato. Ancora un applauso ai nostri ragazzi, potete andare a posto. Allora, adesso c'è un'altra esazione, premi ancora CDL per la nostra bellezza. Forza, signora Mariolina, giri per i tavoli, faccio estrarre il biglietto vincente. Allora, vediamo stavolta chi vince, che numero è? 25, chi ha il numero 25? Forza, Renato, dai, non è possibile. Non sei tu stavolta. Allora, 25, una bella signora che vince dei prodotti di bellezza. Forza. Ancora musica con Carmelo Mazzei. Forza, signor Mazzei. Applauso di incoraggiamento, forza. Lo so che siete tutti alle prese con la pizza che è buonissima, però un applauso lo dobbiamo fare. Signor Mazzei, buonasera. Buonasera. Da dove arriva? Da Pianopoli. Lei da quanto canta? Da sempre? Da tanto, dai. Da tanto, dai. Cosa ci fa ascoltare? È una delle più belle canzoni del panorama nazionale, secondo me. Diamante, sì, di zucchero. Eh sì, ha ragione. Diamante di zucchero, Carmelo Mazzei. Forza. Grazie, un applauso di incoraggiamento. Impareremo
a camminare. Per mano insieme a camminare. Domenica. Sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno all'alto di un cielo diamante, i nostri occhi vedranno. Passare insieme soldati e spose, ballare piano in controluce, moltiplicare la nostra voce, per mano insieme soldati e spose. Domenica, domenica. Canzone. Allora. Ah sì, grazie Zucchero. Zucchero. Non avevo capito. Ecco, Renato fa un po' di spirito, ma Renato ha fatto il pubblico lì con l'accendino stile concerto. Quindi grazie Carmelo. Ma ci mancherebbe, grazie a voi per l'invito che mi avete fatto. Ma ci mancherebbe. Per me è sempre un piacere venire qua. È stato un piacere ascoltare un cantante che canta bene e comunque di ascoltare una bellissima canzone. Grazie. Per chi ama Zucchero e non solo. Grazie. Renato Bono, forza! Di nuovo in pista a raccontare barzellette, così intanto noi contiamo i voti. Sala parto, un uomo aspetta che la moglie partorisce. Nesce un medico, ci fa lei, signor Rossi, sì. Auguroni, sua moglie ha partorito 3 bei gemelli. Dottor, modestamente questa canna fumaria che hai io?
Cioè sì, però la canna fumare ogni tanto è polizzata, la canna sciro tutte le trenicure. Andiamo sulla politica. Sulla politica. Il ragazzo torna a casa e ci fa lo padre. Papà, oggi a scuola mi hanno spiegato che cos'è la politica. Cioè sì, e dimmi chi è la politica. Cioè sai papà, non l'ho capita tanto bene. Ciao padre, vieni che te la spiego che è la politica. Allora, io sono quello che lavora e porto i soldi a casa, quindi io rappresento il capitalista. I soldi io li do alla mamma, la mamma li amministra, quindi la mamma rappresenta il governo. La donna che fa le pulizie rappresenta la classe operaia. Tu che sei il figliuolo grande rappresenti il popolo e la sorellina che è piccolina rappresenta il futuro. Cioè questa è la politica, l'hai capito? Te non papà non capisci niente. Vabbè, va a andare a letto, che domani mattina mentre fresca te la torno a spiegare. Durante la notte la sorellina piccola fa la cacca nel letto. Uguagliuna si va a chiamare padre e non lo trova a letto. Va a chiamare la mamma e la trova chi dorme alla grande. Va a chiamare la cameriera e la trova a letto con padre. Cioè, mo capiscete che è la politica. Cioè, il capitalista si fotta la classe operaia. Il governo dorma. Allo popolo non sta a sentire a nessuno. E un futuro è chi ne cacca. Grazie a tutti. Grazie Renato a tutti. È stato un ottimo cabarettista, veramente ci ha fatto divertire, ci ha fatto sorridere, grazie ancora. Grazie, ci vediamo tutti alla prossima, puntualissimo. Posso sempre raccontare l'ultima? E vai, dai, forza. L'ultima, questa ci vuole, visto che siamo in un ristorante. Allora, marito e moglie, 50 anni di matrimonio. Il marito ci fa alla moglie, dice, per i 50 anni ti porto in Spagna. Cioè, marito mio, non sapevo parlare l'italiano, pure tu lo spagnolo. Cioè, no, è facilissimo lo spagnolo. Basta mettere dietro ogni parolina la parolina os finale. Sei sicuro? Sicuro. Vanno in Spagna, si assettano in un ristorante. Io comincio, cameriere os, il cameriere pia si avvicina. Cioè, dico, mi porto sul menù os. Io ci porto il menù. Siccome non capisci niente, posso sordinare a botos. Cioè, dico. Mi porto su antipasto, su spaghetto, su, insomma tutto quello che ordinava ci portava. Alla fine ci faccio, mi porto sul caffè, ci porto al caffè, contos, ci porto conto, paga, arrivederci, adios, e vamo a sindava, come vamo a sindava, il campanello lo chiama, cioè, amigos, adios, cioè, ringrazia la Madonna, che io sono italiano, se no stasera ti mangiavi il capo di c***o. Grazie a tutti, grazie. Vince questa terza serata di Divertentiamoci. Eccola qui, la piccola grande Chesia con oltre 500 voti. Forza, vieni di nuovo sul palco. Io non so se c'è tempo per farla riascoltare, per fargli ascoltare la sua canzone. Non ce la facciamo. Allora, Chesia, hai vinto. Questo è il tuo regalo. Contenta? Sì. Allora, questa ragazzina che è così brava, noi facciamo un augurio grande grande, perché è veramente molto brava, ha dimostrato di avere talento e niente, che la vita le sorrida e che veramente il canto possa diventare la sua grande passione, la sua veramente che ne so, chiudiamo con lei. Allora, dalla regia mi dicono che chiudiamo con lei. Io ringrazio ancora tutti coloro che hanno organizzato questa serata, la Locanda del Monaco e voi che vi siete, mi auguro, divertiti con noi. Un applauso a tutti e adesso ci ascoltiamo di nuovo Chesia Guzzo, che ci fa ascoltare cosa? Per dire di no. Per dire di no, una canzone di Alexia. Vai Chesia, vincitrice della terza serata di Divertentiamoci.